Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Mio padre credeva in lei. Non commetterò lo stesso errore. Benvenuti, cari ospiti. Vi ringrazio per essere venuti a questa intervista memorabile. Guarda, noi la tua storia artistica di doppiaggio la conosciamo, ma se ti dovessi descrivere a questo punto, come descrivi Fabrizio? Beh, questa è una bella domanda, tra le tante sfaccettature che ho dato nella mia vita ai vari attori. Guarda, io sono, per dirla in parole povere, una persona molto seria sul lavoro, fuori ovviamente scherzo, sono molto più tranquillo, però penso che sul lavoro ci voglia molta serietà per tradurre la tua passione in qualcosa di concreto e di apprezzabile, perché altrimenti si rischia di non fare un buon servizio ai fruitori. E quindi molto serio sul lavoro, molto determinato, uno che sa quello che vuole, a volte un po' orso, un po' sociale, lo ammetto. Ma dipende dai periodi, dipende con chi mi confronto. Diciamo che sono una persona un po' selettiva, dai. E da quando hai iniziato ad oggi, e soprattutto tenendo presente che c'è stato un periodo di pandemia, come è cambiato il mondo del doppiaggio e che cosa, in positivo e in negativo, c'è stato questo cambiamento? Dall'inizio della pandemia ad oggi? Da quando è iniziato un pochettino ad oggi, poi soprattutto dalla pandemia ad oggi. All'inizio della pandemia c'era un periodo di forte lavoro, bloccato appunto da questo virus, e ci siamo trovati tutti, come quasi tutti gli italiani, 2 mesi e mezzo fermi. Poi c'è stato un periodo di limbo che è durato un annetto buono. Poi tutto quello che stava nascendo prima della pandemia è arrivato praticamente da un anno e mezzo a questa parte, e quindi c'è stato di nuovo il boom di lavoro. Da un punto di vista pratico ti posso dire ben poco è cambiato, a parte le mascherine negli ambienti di lavoro, naturalmente non dentro la sala, non al leggio. A parte quello non è cambiato nulla, perché come immagino saprai, noi già lavoriamo da soli praticamente da almeno 10 anni come regola, anche 20 come inizio di questa pratica, ma sono 10 anni che noi lavoriamo da soli dentro la sala, nel senso che non facciamo le scene insieme ad altri doppiatori. Questo è cambiato magari per le piccolissime parti che si facevano ancora insieme prima della pandemia, invece oggi purtroppo no, quindi anche una persona che dice una parola in tutto il film la deve incidere da solo, questo sì, però per chi insomma fa questo di mestiere da tanto tempo è cambiato ben poco, se non ecco un flusso di lavoro veramente importante tutto insieme nell'ultimo anno. Qualche tuo collega ci ha raccontato che in passato c'erano anche i girelli, cioè gente che girava intorno al microfono perché erano più persone nella sala e si viveva, si ascoltava e si riusciva a dare un po' senso logico anche alle battute, anche perché non è facile doppiare e seguire. Poi in realtà, da quello che abbiamo capito, i tempi sono così stretti che a volte si entra in sala, il direttore del doppiaggio ti dice questo attore, questo personaggio è cattivo, questo è buono, in alcuni casi se, ti dice soltanto dice. In questo caso a volte ti dice si chiama Giuseppe, a posto, mi fai queste battute e vai via. Sì,
Però, ecco, ripeto, non è che fosse tanto diverso prima della pandemia. Cioè, il modo di lavorare è cambiato nell'ultima decade soprattutto, ma anche un pochino prima. Quindi, sì, noi siamo purtroppo settati sulla velocità, sicuramente a scapito spesso della qualità, non sempre, non è una regola fissa, quindi non voglio generalizzare, perché per quanto mi riguarda, per esempio, io cerco sempre di ritagliarmi un minimo in più, quel tanto che basta per arrivare, non ti dico all'eccellente, ma al più che buono. Quindi sicuramente le condizioni lavorative non sono ottimali da un punto di vista di qualità del lavoro, non di quantità, perché la quantità ce n'è e come se ce n'è. Da un punto di vista qualitativo non sono ottimali, però secondo me sta anche un po' ad ognuno di noi cercare di dare il meglio con quello che si ha. Quindi io, ecco, per ritornare alla tua prima domanda, non sono una persona che si lamenta, anzi, non sopporto le lamentele. Quindi sì, è un po' più difficile di prima, sicuramente, però se si vuole, se si ha la volontà di farlo, le cose si possono fare ancora bene. Abbiamo detto che sei direttore di doppiaggio, doppiatore, direttore di doppiaggio e dialoghista. Se dovessi distinguere e descrivere che cosa c'è di differenza tra l'una e l'altra figura, sappiamo che il doppiatore entra in sala e fa la scena e punto. Sì. Ma nel caso in cui poi devi fare anche dialoghista e direttore, e qual è le difficoltà che si incontrano adesso e comunque si incontrano nel tempo? Quelle due sono tre figure complementari ma completamente diverse, perché l'attore doppiatore, che è quello che naturalmente faccio da tutta la vita, ho cominciato a 4 anni, è quello che sta in prima linea, è quello che sta alla mercé, se vuoi, di tutto quello che può esistere in una sala di doppiaggio, tutte le dinamiche, le tensioni, i problemi. L'attore le vive fisicamente in prima persona, mentre le altre figure sono dietro a un vetro oppure comunque lontani dal microfono, e quindi la vivono mentalmente in maniera stancante, ma fisicamente l'attore è più esposto. Quindi è un mestiere fisico quello dell'attore, anche se noi stiamo fermi davanti a un microfono, ma per recitare comunque, anche se solo con la voce, ci vuole il fisico, nel senso che non che bisogna essere allenati, ma nel senso che si utilizza anche il fisico, altrimenti senti una voce statica che non buca, che non dà emozioni. Quindi se tu vivi le cose mentre le reciti, magari muovendoti anche leggermente con il corpo, accompagnando i movimenti dell'attore che stai doppiando, viene fuori un lavoro fatto bene, un lavoro emozionante, che dà emozione, perché ti sei emozionato anche tu, magari in maniera tecnica, perché è chiaro che non ti vengo a raccontare che ogni volta che doppio una scena di pianto io piango fisicamente, però la devo vivere in qualche modo, anche se tecnicamente. E il direttore del doppiaggio invece è tutto cervello, nel senso che è la mente che sta dietro alla lavorazione, ed è un lavoro sì di talento, perché è chiaro che bisogna avere un talento per farlo, però anche di tanta testa, perché è come il regista, no? È come il regista per il mondo attoriale, quindi una sorta di direttore d'orchestra, anche se vuoi, deve accordare tutte le voci, deve far sì che tutte suonino in maniera omogenea, in maniera
bella, morbida, piacevole all'ascolto, che tutti si rispondano, perché la difficoltà di oggi, ma ti parlo appunto degli ultimi anni, non del Covid, è che incidendo tutti in colonna separata si rischia che uno si parla e l'altro non si risponda. Quindi è aumentata, se vuoi, la difficoltà per il direttore. Infine, il dialoghista, beh, è il ruolo più alienante, se vogliamo, perché è un ruolo solitario, sei a casa davanti al tuo computer, piacevole per chi è sociale come me, non sempre, non voglio esagerare, però insomma in alcuni casi io per esempio lavoro spesso di notte quando faccio i dialoghi nel silenzio ed è una cosa che mi piace molto, mi aiuta a concentrarmi e è quello più allenante, ma quello, il primo ruolo che incontra il progetto, perché dopo l'assegnazione del progetto alla società che poi farà l'edizione, e poi arriva subito la traduzione e il dialogo prima della lavorazione in sé, no? Prima della sala di doppiaggio. E quindi se questa figura fondamentale non scrive un, non ti dico ottimo dialogo, ma quantomeno un buon dialogo, ovvero fruibile, fluido per chi le recita, perché spesso chi scrive i dialoghi non è attore e non capisce la difficoltà di un attore nel recitare alcune battute piuttosto che altre. Quindi se un dialogo è fatto bene, sia da un punto di vista di sync, cioè di metrica, sia da un punto di vista di fluidità delle battute, si sente la differenza e si sente in maniera abissale. Quindi tre figure fondamentali. Sì, effettivamente abbiamo sentito alcune dialoghiste che ci hanno detto non è facile fare dei discorsi, dei dialoghi dove le frasi in realtà in inglese o in altra lingua sono 5 parole e poi vai a tradurre e ti ritrovi con 10 parole e lì bisogna... Certo. E oppure infatti nel turco... capacità, se tu mi dovessi chiedere la cosa più importante per un dialoghista, la capacità di sintesi. Perché l'italiano è una lingua naturalmente importante, ricca, l'inglese è una lingua barbara e quindi è molto sintetica. Questo è molto complicato per noi, certo. Oppure mi faceva riferimento al, ad esempio in turco utilizzano molto spesso la 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 la. Per qualche tuo collega mi ha detto che si utilizzano alcune, sì, praticamente in americano si utilizza alcune battute che hanno senso, oh my god, oppure cioè inseriscono queste parole che poi nelle traduzioni in realtà poi si trovano in difficoltà perché loro in queste frasi molto spesso sintetizzano tante altre cose. Nel turco la 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 era indicativo di tante, in modo è come da noi per bacco nel caso, certo. Cui, allora certo. Cioè, quando poi vai a tradurre in realtà ti trovi con questa frase che... Oppure ci è capitato che nella versione originale non c'è un movimento, un rumore particolare fatto dal viso, fatto dal corpo, ma poi nella traduzione siete costretti a non metterlo, quindi si vede questo piccolo labialino che si muove, ma in realtà non c'è. Assolutamente sì. La lingua, le lingue più difficili penso da tradurre e quindi adattare sono le lingue asiatiche, perché non hai nessun punto di riferimento per chi non, naturalmente non parla quelle lingue. E spesso anche non coincidono, le cose che dicono non coincidono con le loro espressioni facciali, quindi ti trovi a dover recitare cose che veramente non dici, ma come le faccio queste? Perché veramente uno deve dire magari una cosa di rabbia oppure di tensione, quelli sorridono oppure la dicono in maniera così dolce, morbida, che spesso ci lasciano così, un po' spaesati. E abbiamo visto che comunque nei tuoi doppiaggi ci sono un pochettino di Harry Potter, c'è sia personaggi di Harry Potter ma anche successivamente un altro personaggio che fa parte di Harry Potter, abbiamo visto.
Oddio, chi è? Io mi ricordo il cugino di Harry Potter, ma non tu hai fatto, tu hai fatto, tu hai fatto Harry Melling, che è quello di Harry Potter, ma hai fatto anche il rosso, il prente, quello in un altro film che non è in realtà Harry Potter. Ah, ok, adesso sì, mi ricordo. Sì, Il viaggio con Ivy, carino, carino come film. Quindi il film inglese. C'hai sempre a che fare con Harry Potter, alla fine. Sì, anche se devo dire la verità, non sono un grande appassionato di Harry Potter. E invece noi abbiamo ascoltato, abbiamo intervistato poco tempo, poche ore fa, nel caso tuo abbiamo sentito che andremo in contemporanea, quindi l'intervista andrà in sequenza. Abbiamo scoperto che sarai al cinema, sei al cinema, con un film che di, a questo punto diciamo di grande importanza, perché sicuramente è il film... In questo momento è sicuramente il film più importante che è in sala. Che, senza dubbio. Che è Top Gear. Non è Top Gear, è Top Gun. Top Gun. Cominciamo sempre con Top. Sì, sì. E cosa Top ci racconti di questo di Maverick, di questo film? Che sicuramente fai un personaggio nel film anche importante. Difficile poi, non una cosa, un personaggio cioè leggero, è comunque un personaggio abbastanza complesso nel suo genere. Sì, guarda, da un punto di vista tecnico non ci sono grandi difficoltà, non ci sono state grandi difficoltà, devo essere sincero, perché bene o male un uomo, un ragazzo dell'età mia, più o meno, una voce abbastanza simile, delle attitudini caratteriali anche abbastanza simili. L'unica difficoltà è stata quella di far trasparire nel modo migliore tutta la sua emozione quando ricordava il padre e quando poi si capiva perfettamente che rivedeva la figura paterna in Maverick, motivo per cui c'era questo rapporto difficile all'inizio del film, no? E poi invece, vabbè, non voglio raccontare troppo per chi non ha visto il film, ma insomma poi c'è un risvolto positivo. Quindi se vogliamo, l'unica difficoltà vera è stata trovare l'emozione giusta e il punto di rottura giusto nella voce, perché tu sai che quando ci emozioniamo c'è magari un po' di pianto, un po' di fragilità, c'è quel punto di rottura della voce che è bello, che è vero, che è naturale, che il bravissimo Carlo Cosolo, direttore del doppiaggio, mi ha tirato fuori in maniera eccellente. Io sono andato a vedere il film là da 2 giorni fa e mi ritengo soddisfatto, insomma, sono molto contento. Devo dire che sono stati tutti bravi, è venuto benissimo. Il film è grandioso, quindi molto contento. Ti è capitato che, quando ti trovi a pagare in qualche altra parte, la gente ti gira e ti guarda e ti dice ma tu sei... E non ti chiama per il tuo nome, ma ti chiama per il personaggio che fai? Ti è capitato? Ma tu dici al cinema o nella vita normale? Nella vita, guarda, sì, ogni tanto, ma sono poche, ti dico la verità, le persone intanto che ascoltano, perché non tutti ascoltano, e chi lo fa bisogna vedere se ha orecchio, perché magari tu ce l'hai perché sei appassionato di questo mestiere, ma non sono molte le persone che hanno orecchio. E sì, guarda, mi è capitato, adesso che mi ci fai pensare, l'estate scorsa, e quello mi ha veramente stupito, ho detto beh, ma tu sei pazzesco, cioè, un orecchio bionico, sei Mozart, perché mi ha addirittura riconosciuto in una cosa
dove non mi riconoscono e non mi riconoscevano all'epoca nemmeno i miei colleghi. Quindi ho detto, va, io veramente mi inchino al tuo orecchio. E nella fattispecie era Breaking Bad, dove facevo il figlio di Walter White, quindi Walter White Jr. E ecco lì, quella sì, che è una difficoltà vera, da tutti i punti di vista, fare un personaggio del genere, perché è fuori da ogni cosa a cui sei abituato. Quindi, ecco, sì, mi è capitato l'estate scorsa, ma insomma, in generale, no, non molto spesso, non molto spesso. Ma noi ti conosciamo, abbiamo sentito la tua voce, ma ti conosciamo, ti ricordiamo, ti conosciamo con Supernatural, perché noi siamo partiti di Supernatural, e poi un fumetto, un cartone che in realtà è difficile trovare la versione italiana della seconda stagione, che è One Punch Man, e Death Note, chiaramente. Che cosa ricordi di questi personaggi, soprattutto di queste anime, come Death Note e One Punch Man, che è poi un personaggio molto particolare, con questo capello sul dritto. È un cattivone, no? In entrambi i casi erano due cattivoni. Sì. E questa è sicuramente una costante della mia carriera, ne ho fatti parecchi di cattivi. Sono divertenti sicuramente, evidentemente mi riescono bene perché me ne hanno fatti fare tanti. Di Death Note onestamente poco, perché stiamo parlando di 12 anni fa, 13 anni fa? Più o meno. Passato parecchio tempo, quindi mi ricordo poco. Aspetta, scusami. Il sensore dopo un po' si spegne. Sì. Ecco, e, One Punch Man invece l'ho fatto da poco, mi pare che fosse ottobre, novembre, sì, novembre scorso mi sembra, e, ma guarda, anche qui io sono molto schietto, i cartoni giapponesi non sono sicuramente né la mia passione, e né piacevoli da un punto di vista recitativo e né neanche da doppiare, proprio perché sono complicati da seguire, non hai punti di riferimento, spesso strillano tanto, quindi faticosi. E quindi ecco, me la ricordo come una lavorazione un po' faticosa, però da un punto di vista, insomma, di sforzo vocale, naturalmente non per il personaggio, che era semplicemente un cattivone, insomma, quindi l'ho fatto in maniera abbastanza semplice, usuale. Noi abbiamo intervistato e conosciuto il Saitama, che è Alessandro Campaiola, o Alessandro Ward, perché si preferisce farsi chiamare Alessandro Ward. Ma che dirsi voglia, sì. Sì, sì, ma poi comunque tu e la Disney siete un buon rapporto, perché tra il Re Leone, il Ritorno all'Isola che non c'è, Topolino, quindi sì, ma anche dicevo, il figlio di Pippo, come no? Sì, ma anche hai fatto anche un Lupin. Un Lupin, questo non me lo ricordo. Lupin, le profezie Nostradamus, è il secondo doppiaggio hai fatto, che poi il personaggio è il è un personaggio comunque vada particolare, ma Sanjay, che è nel film, è un aiuto dell'ispettore Zenigata. Guarda, l'ho rimosso, sono quindi sincero. Però sei stato anche in Lupin. Abbiamo detto tante cose, il doppiaggio e tante mondo, questo mondo particolare, però soprattutto, allora, prima cosa, che cosa consiglieresti ai ragazzi se vogliono intraprendere questo mestiere? Qui tocchi un tasto, una nota dolente, perché io, visto che non ho niente da fare, tra le tante cose
Insegno anche in una scuola, anche se non in maniera assidua per visti tanti impegni. Quindi io incontro queste domande spesso anche da parte di allievi miei e non. E non è una risposta semplice e nemmeno corta, perché se volessi banalizzare ed essere sintetico, ti risponderei passione e costanza, ma questo insomma è ovvio. È ovvio, forse non così tanto, devo dire la verità, perché in questi ultimi tempi, anche da quando dirigo, mi si presentano spesso tante persone, ragazze, ragazzi nuovi, e purtroppo vedo che sono, non tutti naturalmente, ma c'è una parte di persone che vive questo mestiere, secondo me, non in maniera giusta. Non voglio dire in maniera scialba o leggera, però non con i giusti presupposti, intanto mentali, perché ci vuole tanta serietà nel fare questo lavoro. Credo un po' tutti i lavori, ma questo forse ancora di più, perché è un lavoro artistico. E non nemmeno con il giusto bagaglio artistico dietro, perché se è vero che non si può nascere con l'esperienza, questo non c'è dubbio, è anche vero che bisognerebbe partire da delle basi solide, e una base solida non può che essere la recitazione, perché noi recitiamo a tutti gli effetti, anche se solo con la voce. Quindi, ecco, spesso i ragazzi commettono questo errore, quindi la prima cosa che direi è esattamente questa: non prendetelo come se fosse un lavoro come un altro, o ancora peggio un hobby, o una cosa che magari può darti la benché minima notorietà, perché non te la dà, nella maniera più assoluta, se è questo che cercate. Fatelo come se fosse il mestiere più importante del mondo. Fatelo con una base vera di recitazione, che può essere il teatro, naturalmente la cosa migliore, che può essere una qualunque esperienza, ancora meglio se un'accademia vera, importante, addirittura l'Accademia d'Arte Drammatica o il Centro Sperimentale o qualcosa, insomma, che ti dia una base, perché altrimenti si sente che dietro una voce non c'è nulla. Quindi innanzitutto questo, poi tanta pazienza, perché quest'epoca, e qui veniamo alla nota veramente dolente, è che questa è un'epoca un po' disgraziata per chi vuole cominciare, perché già da prima del Covid si cominciava con questi problemi della riservatezza, e quindi il discorso di antipirateria, sempre più sale di doppiaggio, sempre più chiuse all'esterno. Poi col Covid chiaramente c'è stata la mazzata finale, quindi ci siamo chiusi definitivamente dentro i nostri bunker. E questo se da una parte può essere utile, magari, per il tempo, è un disastro assoluto per la professione, perché non c'è ricambio, non c'è crescita. E io in realtà me lo sto ponendo come problema, e nel mio piccolo cerco anche di parlarne con colleghi, e non perché è un problema che ci dobbiamo porre, ma magari non nell'immediato, ma tra poco, perché noi ovviamente, cioè chi ha imparato questo mestiere bene, noi non siamo eterni, il tempo passa per tutti, invecchiamo, cresciamo o invecchiamo, poi chi lo fa? E se tu non assisti
ai turni, cioè se non osservi i professionisti, come impari? Questo è un lavoro artigianale, quindi se non osservi l'artigiano, non impari, o meglio, impari così. Diciamo, c'è chi ha più istinto, chi ha più talento, viene fuori meglio, ma comunque sempre zoppo, perché non ha visto i professionisti veri, non ha visto i grandi attori. E io mi ricordo sempre, quando ero ragazzino, ma anche più grande, tantissime persone ad assistere ai turni. Poi tante non sono venute fuori, è ovvio, perché c'è una scrematura grossa in questo mestiere. Però alcuni sì, e come? Sono venuti fuori anche dei bei nomi, dei begli attori. Ma non c'è altro modo, quindi spero che le cose cambino presto, riguardo sia ovviamente al Covid, ma insomma quello ce lo auguriamo tutti, che dovremmo esserne usciti, e sia per quanto riguarda questi accordi di riservatezza. Un pochettino maliziosa. Se tu il direttore di doppiaggio è davanti un certo Fabrizio che sta facendo che sta lavorando su quel progetto ed è tecnicamente perfetto, perfetto, ma la recitazione è piatta, a questo punto lo guardi, che cosa gli dici? Glielo dico Fabri, l'attore fa di più, lo devi riempire meglio, lo devi accompagnare, lo devi vivere di più, altrimenti è piatto. Glielo direi così. Fabrizio, cosa risponderebbe al direttore? Fabrizio, che naturalmente accoglie queste istanze in maniera molto professionale, risponderebbe se la cosa fosse ovviamente corrispondesse al vero, risponderebbe: hai ragione, sono d'accordo, e adesso la facciamo bene. Quella della presenza negli studi è anche importante anche per il dialoghista, perché sentire recitare, anche se poi abbiamo scoperto che alcuni durante la stesura tendono a recitare anche loro la battuta, per capire se effettivamente ha un senso logico. Però ascoltarlo direttamente nello studio sarebbe forse meglio, per poter far crescere anche il dialoghista. Senza dubbio. Il dialoghista, ecco, specialmente che non è attore, perché ripeto, puoi essere una penna fantastica, puoi conoscere l'italiano in maniera veramente eccelsa da accademico della Crusca, ma se non reciti le battute che scrivi e non le reciti per gli attori, la bellezza lascia il tempo che trova. Quindi sì, in passato, sempre prima del Covid, ci sono state delle dialoghiste, dei dialoghisti che venivano giustamente in sala a seguire i loro lavori. E spero che ricapiti presto, perché è l'unico modo per crescere, per chi non è un attore. Ciao a tutti ragazzi, grazie per l'ascolto, grazie per la passione, la vostra passione, che vuol dire il nostro mestiere, perché noi senza un pubblico che ci ascolta non siamo nulla. E un bacio a tutti da Fabrizio. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Mio padre credeva in lei. Non commetterò lo stesso errore. Benvenuti, cari ospiti. Vi ringrazio per essere venuti a questa intervista memorabile.